Buonasera amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, ben ritrovati all'appuntamento con Curva Ovest. Allora, d'ora in poi faccio così, 5 più 1, vuol dire che è la quinta puntata più quella del primo agosto. Ben ritrovati a tutti in diretta dagli studi di Curva Ovest. Vado subito a presentarvi l'ospite di questa serata, è con noi l'attaccante della Lucchese, Nazareno Tarantino. Buonasera. Buonasera, buonasera Ciao a tutti. Nazareno, e ben ritrovato, Grazie. Ben ritrovato perché è stato con noi, ricordo, solo pochi mesi fa. Una delle ultime puntate dello scorso anno. E poi c'è anche stasera, lo volete, noi ve lo proponiamo, l'opinion leader Giulio Castagnoli. Buonasera Giulio. Buonasera, buonasera a Grazie di tutti. essere qui. Ti vedo sorridente nonostante. Sì, ora mi sono visto un attimo nello schermo, a differenza di Nazareno, sono bianco come un cero, quindi o mi truccate o trovate un ospite un po' più chiaro di carnagione, se no sfiguro Eh sì, clamorosamente. soprattutto 360 1038 330, eccolo qui se volete intervenire. Credo ci saranno tanti spunti di riflessione. L'1-1 nel derby col Givi Borgo, giocata al buon riposo di Seravezza, con la Lucchese che era acciuffato il pari proprio allo scadere, in pieno recupero, evitando quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva. Alla casella vittorie, però, c'è ancora questo zero che bisogna cercare, Nazareno, di togliere al più presto. C'è il ritorno al Porta Elisa perché domenica la Lucchese finalmente torna al Porta Elisa e poi arriva la Sanremese che ha 5 punti in classifica. Domenica loro hanno vinto la prima partita, quindi ora magari sarebbe l'ora, toccherebbe anche alla Lucchese. Ma in apertura, e lo facciamo vedere subito prima di iniziare poi la nostra chiacchierata, di prendere tutti i vostri messaggi, abbiamo un video da proporvi. Sono 3 minuti, come sapete c'è stata questa. Ma non si può neanche definire trattativa, no, opinion leader, perché in realtà non è mai nata una vera e propria trattativa, però sicuramente c'è stato l'interessamento del dottor Danilo Mariani, questo imprenditore romano, presidente della Health Factory. Beh, Mariani ci ha inviato questo video che noi vogliamo proporre, dove lui spiega le sue ragioni. Spiega le sue ragioni perché questa trattativa alla fine non è mai realmente nata, non si è sviluppata e. Nonostante che lui avesse, così dice, l'intenzione di entrare nella Lucchese, magari partendo anche dalla panchina. Noi ve lo proponiamo così come sta, può partire Matteo il contributo, Matteo Bedini in regia, e poi magari ne parliamo e potete dire la vostra. Buonasera a tutti, sono qui per cercare di darvi una spiegazione quanto più plausibile alla motivazione per la quale ad oggi la trattativa per l'acquisizione di partecipazione, di una partecipazione lucchese è praticamente da parte nostra archiviata. Voglio partire dal fatto del fatidico versamento dei 350.000 euro. Noi non abbiamo versato i 350.000 euro perché il bando era un bando non chiaro, era un bando che non aveva nessuna specifica su quello che sarebbe stato l'impegno che si assumeva nel bando, nella ristrutturazione dello stadio, l'impegno economico, la ristrutturazione dello stadio, la ristrutturazione dell'acquedotto, e pertanto una qualsiasi realtà che si sarebbe in qualche modo proposta si sarebbe assunto l'onere al buio di dover fare chissà quale intervento economico. Per cui dopo 37 minuti abbiamo spiegato che noi eravamo interessati con un progetto che non era a 3 anni come richiedeva il bando, ma era a 5 anni perché arrivavamo con uno staff importante, arrivavamo con degli obiettivi importanti. Quegli obiettivi che sono stati tanto denigrati dal presidente, ritenendo che Mariani era uno che veniva a raccontare 5 anni in Serie A, cosa che non ho mai detto. Io ho detto io in 5 anni voglio il massimo successo, ma penso che qualsiasi manager forse viene preso o viene incaricato per tentare dalla sua azienda per tentare di ottenere il massimo successo. Questo evidentemente non è stato capito, è stato addirittura detto che per andare in Serie A ci volevano 20 milioni. Sfido a cercare di trovare le competenze per poter dire che ci volevano 20 milioni a chi comunque ha fatto queste affermazioni. Dico anche che il Carpi non ha mai speso 20 milioni per arrivare in Serie A. Ad oggi non mi è stata data mai la possibilità di poter fare una trattativa che mi poteva consentire di mettere 100.000 euro, 50.000 euro da un notaio per dire questo è un'opzione di acquisto, perché purtroppo non abbiamo mai avuto possibilità di parlare di cifre, di parlare di niente, sia per l'acquisto di una piccola partecipazione che del 100%. Dal 21 settembre, data della scadenza che io avevo dato al sindaco e alla società, io non ho mai più ricevuto nessun tipo di
di informazione, benché abbia chiamato e sollecitato ovviamente il sindaco con telefonate e con messaggi via mail e via WhatsApp. Ovviamente non ritenevo fosse possibile, dopo gli insulti ricevuti da Vicky, che potessi essere anche chiamato dalla società. Ci tenevo a fare questa precisazione, forse sono stato un po' troppo lungo perché insomma il tempo per la TV è sicuramente deve essere più concentrato, ma io saluto tutti quanti e ringrazio Luca per l'accoglienza di questo periodo, soprattutto gli addetti ai lavori che mi hanno un po' supportato e un po' anche sopportato. E una buona fortuna a tutti. Allora, questo era Danilo Mariani, presidente dell'Art Factory. Devo chiederti, Giulio, un breve commento. Noi l'abbiamo mandato perché il nostro dovere di informazione, comunque questo imprenditore a Lucca è venuto, è stato ricevuto dal sindaco, ha parlato anche con gli attuali dirigenti. Ci sembrava giusto di poter proporre questo breve video in cui lui ha raccontato un po' le sue cose. Il tuo breve commento, Giulio? Ma il mio breve commento è un po' quello che ho detto anche le settimane scorse. Probabilmente non sapremo mai se questo Mariani è appunto o sarebbe stato la panacea di tutti i mali, nel senso che comunque anche in questo piccolo servizio ha ribadito il fatto che lui voleva arrivare al massimo in breve tempo. Credo che sia venuto nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, nel senso che ormai era partito questo, diciamo, questo, sì, questo accordo che credo verbale o comunque così un po' al buio fra l'attuale dirigenza e l'amministrazione comunale per il discorso stadio. Sicuramente, come è stato detto poi da questa dirigenza, questi imprenditori che ora hanno dato una mano a livello di sponsorizzazioni per partire in questa stagione e allestire anche un'ottima squadra, perché comunque poi di questo ne parliamo. Credo che queste persone abbiano la giusta, diciamo, priorità nel caso venga concessa poi questa lunga, questi lunghi anni lo stadio in concessione. E quindi tutto sommato dico, e così concludiamo per quanto mi riguarda l'argomento, che come dissi la settimana scorsa, chiaramente se c'è la possibilità di farlo fare questo stadio a aziende lucchesi, imprenditori lucchesi che lasciano sul territorio l'indotto delle lavorazioni, secondo me è meglio per il comune, è meglio per la città, è meglio per la società, è meglio per tutti. Quindi dispiace perché chiaramente non sapremo mai se Mariani ci A avrebbe meno che portato. interrompo, non vada da qualche altra parte e Appunto. dimostri coi fatti Appunto. quello che voleva fare, almeno a sentire lui anche a Lucca, questo Diciamo che però forse lui ce è lo dirà venuto, solo il tempo, diciamo ce lo che dirà forse solo il lui tempo. ha peccato un attimino di ingenuità e nel modo quando si è presentato all'inizio, perché comunque è arrivato un po' così baldanzoso, un po' forse un po' troppo No, sono d'accordo che presuntuoso. probabilmente i tempi non erano quelli, non sono stati quelli Sì, ma giusti, sai, i un po' tempi anche come. per gli altri erano corti, alla fine gli altri qualcosa hanno fatto e lui in questo momento Vabbè, no, comunque per anche cui. voi da casa dite la vostra 360 1038 330. Nazareno vuol parlare di vicende societarie, Parlare di preferisce parlare di campo. vicende calcistiche. Senti, ma io, noi qui eravamo sempre noi tre, no, io, te e lui, roba di 4 mesi fa, eri venuto come, so, bandiera della Lucchese. Come ospite bandiera della Lucchese, che avevi giocato, ventenne, tripletta al Napoli, abbiamo ripercorso un po' tutta la tua carriera, ma sinceramente non avremmo detto che saresti tornato alla Lucchese, forse neanche te. No, neanche io. Poi c'è stata questa possibilità grazie a Santoro, Vicky, Russo e De Roma. Mi hanno cercato, mi hanno chiamato e ritenevo giusto accettare perché sono ancora in grado di poter dare qualcosa e non me la sono fatta scappare questa Ma te cosa. l'aspettavi una chiamata, sinceramente? Allora, Uno ci spera sempre, dici. quando ho visto che comunque c'era gente che mi conoscevano e sapevano sia a livello umano sia a livello calcistico cosa potevo dare, nel cuor mio sì, Quel punto speravo. hai cominciato a sperare. In quel punto, quando poi la cosa si è concretizzata, sì, io ero a Benevento con la bimba dai miei e ho ricevuto una Eri in telefonata. vacanza addirittura. Sì, avevo portato la bimba dai nonni e ho ricevuto la telefonata di Mario e mi ha detto, insomma, che la cosa era addirittura d'arrivo e che c'era questa possibilità e quindi l'ho presa al volo. Questa possiamo dire che è la terza vita di Nazareno Tarantino alla Lucchese, c'è stata quella quando eri giovanissimo, c'è stato poi il ritorno, La diciamo, quarta.
La quarta addirittura. Quella giovanissima, poi sono andato a Empoli, poi sono ritornato. Poi sono ritornato l'anno della Serie D che si è vinto. L'anno di Correggio che tutti ricorderemo sempre come quello. E questa è la quarta. Quindi la quarta vita. La quarta. E poi si dice che la vita inizia a 40 anni, quindi... No, giusto? È molto più abbronzato di te. Sì, che dici che vado sempre in ferie. Se la sfiguri. No, vabbè, sai che è stato in ferie. Sì, sì, sì. Ha mancato un appuntamento di Curva Ovest, eh? È opinion leader. Certo. Vabbè, dai, tra poco. Allora, facciamo una cosa, vediamo, poi dopo ne parliamo. Matteo, vediamo i risultati della quarta giornata di andata del campionato di Serie D Girone A, che come vedete è orfana di due partite che sono state rinviate, Livorno Lavagnese e Savona Fezzanese. Questi sono i risultati, non ve li sto a leggere naturalmente, c'è l'1-1 della Lucchese col Vivi Borgo che si è giocato a Seravezza, a Pozzi di Seravezza, al Buon Riposo. Vediamo anche la classifica, poi dopo parliamo anche della partita e poi cominceremo a leggere anche i vostri messaggi. C'è il Vivi Borgo sempre a comando con 10 punti, seguito dalla Fezzanese a 9, ma la Fezzanese abbiamo visto una partita in meno. Poi Real Forte 8, via via tutte le altre, con una partita in meno anche Savona, Lavagnese e Livorno. Nazareno non è una bella classifica, però insomma, ora poi ne parliamo. È chiaro che insomma, siete partiti un po' ad handicap, soprattutto le prime giornate, no? Sì, è ovvio che nessuno si aspettava dopo 4 giornate 3 punti. Però bisogna comunque dar merito a questa società di quello che ha fatto ripartire una società importante come la Lucchese dalla Serie D, perché se una cosa non fosse andata in porto oggi magari la Lucchese non so da dove poteva ripartire. No, forse non eravamo neanche qui a fare la trasmissione. Ecco, quindi penso che a volte bisogna analizzare le cose a 360 gradi, credo che bisogna dare atto a questa dirigenza, a questa società, bisogna dargli fiducia e i tifosi, è normale che magari anche domenica un pochino... Domenica so che hanno anche un po' rumore. Sì, vabbè, ma ci può stare, non è un problema, quello fa parte del gioco. E noi ci manca una vittoria che ci fa sbloccare e secondo me poi ci toglieremo le nostre soddisfazioni. È vero che a fine partita, tu domenica hai trovato spazio, sei entrato mi sembra a 10 minuti dalla fine e naturalmente poi ne parliamo, c'è il discorso delle quote e così via. A fine partita sei andato a parlare con i tifosi proprio perché... Sì, siamo andati io, Matteo e... Tu non l'è? Io non l'è, quello è un pochino più vecchio, che è giusto che sia così. Cosa dicevano i tifosi? Nulla, di... che vogliamo vincere, giustamente, dopo 4 partite manca una vittoria che in queste 4 partite qui ci poteva stare, perché anche domenica sì, abbiamo rischiato anche di perdere, però si poteva anche vincere perché abbiamo sbagliato anche noi dei gol davanti alla porta. E io come Matteo abbiamo detto di stare tranquilli, erano amareggiati, delusi, ma di starci vicino e di avere fiducia sia in noi della società e di questa squadra, che secondo me è una squadra costruita in tempi molto stretti, ma che è una buona squadra. Poi entriamo nel dettaglio. Intanto poi Matteo sfumiamo adesso, poi rivediamo tutte le immagini e le commentiamo anche con l'opinion leader perché dobbiamo dare pubblicità. Volevo soltanto dire che la squadra con la maglia verde e azzurra, ho detto che si giocava a sera, non è Seravezza, è il Ghiriborgo. L'arbitro per una questione cromatica non li ha fatti giocare, credo che Ghiriborgo avesse delle maglie arancioni o sul rosso. L'arbitro, di cui ora non ricordo il nome, non ne ha voluto sapere. E allora, bontà anche degli amici del Seravezza, che c'erano le maglie del Seravezza che tra l'altro aveva giocato in anticipo il sabato, e quindi il Ghiriborgo ha giocato con le maglie del Seravezza. Curiosità ulteriore, domenica il Ghiriborgo giocherà ancora lì, stavolta però non giocherà in casa perché la partita con la Lucchese come calendario l'aveva in casa, ma sul campo del Seravezza, quindi con le maglie verde e azzurre probabilmente ci giocherà la squadra di Vangioni. Va bene, dai, dobbiamo fermarci per la pubblicità, torniamo, analizziamo questo 1-1, poi dopo cominciamo a leggere anche i vostri messaggi al 360 1038 330, vi aspetto. '21:18 in diretta dagli studi di Curva Ovest con Nazareno Tarantino e il nostro opinion leader Giulio Castagnoli. Allora, Matteo Bedini, riproponici le immagini di questo derby col Ghiriborgo. Dicevamo, Nazareno, sei entrato nel finale, il tuo rammarico è quel rigore che avete sbagliato, perché il Ghiriborgo è andato in vantaggio, come adesso rivedremo, su rigore. Subito dopo però il rigore l'avete avuto anche voi. Cioè i rigori si possono sbagliare, Cruciani se l'è fatto parare, per l'amor di Dio, però tu dici, se intanto noi pareggiavamo subito la partita... non era una partita tutta in salita anche per noi, anche tatticamente, no? Purtroppo gli episodi fanno la differenza, il portiere loro è stato bravo, anche perché non è che l'aveva tirato
così male Michel il rigore. E bisogna dare merito anche al portiere, anche questa qui è un'occasione. Presicci, se non sì, qui si era già sull'1-0 per loro, mi sa. No, sullo 0-0. Sì, no, no, eravate 0-0, perché ora invece c'è rigore per questo, per questa uscita di Fontanelli e Lucatti, che è il centravanti del Viborgo, già al quinto gol stagionale. Per carità, potevamo prendere anche il 2-0, però finire il primo tempo 1-1 è diverso. Eccolo qua, rigore. Effettivamente hai ragione, non è che si dice sempre comunque quando il portiere para rigore che non è battuto benissimo, però questo non l'ha neanche battuto malissimo. No, no. Perché stato... Quindi il portiere è stato molto istintivo, è andato e niente. Comunque, come consideri questo pareggio alla fine? Visto che l'avete pareggiata al 92esimo comunque. Un punto guadagnato, quello è sicuro, magari per i tifosi no, però è un punto a fine campionato, averlo o non averlo si può far sentire. Tu mi dicevi prima, ho la sensazione che questa comunque, questa Lucchese sia una buona squadra. Per quanto mi riguarda è una buonissima squadra, è stata costruita, come ho detto prima, in tempi molto ristretti. E bisogna fare complimenti al DS De Oma in questo caso. DS De Oma, al mister, al presidente, perché penso che anche trovare il 6 agosto, quando siamo partiti il primo giorno di raduno, trovare anche gli under bravi, perché i nostri sono molto bravi. Tra gli under bravi, questo signore qui che si è fatto espellere, Nannelli, che non ci sarà domenica contro Tanto questo è il pareggio di Falomi. Anche domenica sì, sull'espulsione di Nannelli l'arbitro secondo me ha sbagliato, perché c'era fallo su Cruciani. Se dava fallo su Cruciani l'espulsione non veniva proprio fuori. Invece non ha dato fallo su Cruciani, Nannelli poi ha fatto la rincorsa e ha fatto il secondo fallo. Il primo è stato munito per simulazione, ci può stare, però non è quello il problema. Come dicevo, abbiamo giovani molto bravi, la squadra è una buona squadra e secondo me abbiamo bisogno di sbloccarci e di una vittoria. Una vittoria secondo te può essere il grimaldello per... Sì, per farti per partire, altri, sì, una vittoria che ci si sblocca e poi dopo secondo me ci si può togliere delle grandi soddisfazioni. Anche perché poi passa l'opinion leader, non mi pare che queste prime quattro giornate abbiate affrontato delle squadre così superiori, no? Con tutto rispetto, no? No, l'unica partita... Buone squadre, dici? Buone squadre, ma è l'unica partita dove siamo andati un pochino più in difficoltà, è stata la prima giornata col Chieri, perché il secondo tempo è venuto fuori il discorso. Lì c'è stato proprio il calo fisico. Poi le altre partite eravamo Borgosesia e Correal Forte, eravamo in vantaggio, quindi neanche da dire... Siete fatti raggiungere. Per qualche ingenuità, per qualche... Anzi, con Correal Forte poi anche, avete anche perso. Sì, per qualche errore che ci può stare, speriamo che da domenica si cambia rotta. Ora dopo parliamo della partita. Opinion leader, tornando a questo 1-1 col Viborgo, che idea ti sei fatto? Eri in gradinata o eri in tribuna? No, ero in gradinata, sotto la pioggia. Diciamo così, a caldo la partita non mi era piaciuta e sinceramente avevo avuto delle brutte impressioni proprio a caldo. Eri tra quelli che rumoreggiavano, mi hanno detto. No, io non rumoreggio mai, perché io porto sempre rispetto a chi indossa la maglia rossolina. Non penso che i tifosi però hanno anche il diritto di contestare. Certo, ci mancherebbe, ma civilmente si può far tutto. No, sì, no, certo. Però non me la sento mai di civilmente. Quantomeno con questi ragazzi, ma anche con quelli della passata stagione. Sono state delle stagioni dove mi sono incavolato con il giocatore in campo, perché secondo me... Dove ho rumoreggiato. Però è un po' di tempo che non rumoreggio. Non rumoreggio più. E poi però invece a mente fredda, ripensandoci, diciamo che si è intravisto qualcosa di positivo e di meglio. Sicuramente la presenza di Falomi in campo, come parlavamo prima con Nazareno, prima dell'inizio della trasmissione, ha portato diciamo quel qualcosa in più, senza niente togliere a chi ha giocato fino ad ora come punta centrale, perché chiaramente sono ragazzi. Falomi è un giocatore d'esperienza. Gli altri due sono ragazzi, uno molto giovane e l'altro insomma con poca esperienza in categoria. Tanto Vitep giocava con te, Nazareno, a Ponte Amoriano. Sì. Lui non è una quota, però. No. 97. Però è sempre giovane comunque, no? È sempre un ragazzo giovane che ha bisogno di essere sicuramente costruito, perché fisicamente ha le potenzialità per giocare. Ha fatto un bel salto dalla prima categoria alla Serie D. Naturalmente, fisicamente. Può giocare in Champions League. E poi chiaramente da lì a. Non parlare di. Parli. No, impariamo le corde in casa dell'impiccato. Dici. Può parlare di Champions League, Bedini? Sì, ha detto di sì.
Nonostante il 2-2 no, non è, non si chiama Vandanara, come si chiama? Fa casino, guida personale. Come si chiama dell'Atletico Madrid? Vanda? Metropolitana. Non so perché mi è venuto in mente Vanda. Strano perché... No, strano. E insomma, poi insomma, ripensando alla partita, effettivamente è vero che la Lucchese poteva prendere anche... così in gergo l'imbarcata, perché ha rischiato 2-3 volte anche sull'1-0 per loro con quella traversa, con quell'altra azione che ha tirato rigore in movimento fuori clamorosamente, un'altra palla che ha salvato Visibelli vicino alla linea, insomma, con Lucatti nei pressi. Quindi insomma la Lucchese ha rischiato forte, però è altrettanto vero che se De Sesso è un pianile fosse, si dice, se la Lucchese fosse passata in vantaggio con Remorini, se la Lucchese avesse pareggiato subito il rigore, se la Lucchese avesse pareggiato con Falomi sulla punizione tua che ha sfiorato di testa al palo incredibilmente. Scusa, ma prima di quella, prima della mia c'è stata quell'altra palla che ha messo in mezzo Presicci, che Falomi l'ha presa di tacco e è stato salvato sulla linea. Sì, 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 che quella non si è vista perché non era nel vostro. Forse nella sintesi non c'era. La sintesi non c'era. Ma una palla nitida. E poi comunque la sensazione era che se la Lucchese avesse pareggiato 5 minuti prima, la Lucchese avrebbe vinto la partita, perché loro ormai giocavano di rimessa e basta, e grazie anche all'innesto di Tarantino. Come non l'hai lo dico, visto questo Tarantino? L'ho visto, infatti gli ho detto, appena l'ho visto stasera qui, gli ho detto... Gli hai insegnato, no, a tutti i tuoi compagni. Stasera qui devi dire la verità, cosa gli, su cosa l'hai rimbrottato. Sul fatto che è troppo abbronzato. No, va bene. Se no, ora dopo può disquisire di tecnica, di tecnica. No, comunque... Invece la vanità prevale alla fine su tutto. L'ha visto abbronzato in modo invidioso. No. Gli ha detto, ma accidenti, come stai? No, allora diciamo, la prima cosa gli ho detto quella, la seconda... Prendo il sole. La seconda gli ho detto... che almeno i suoi compagni avranno imparato com'è che si mettono i palloni in mezzo all'area di rigore, perché ne ha messi 4-5 e sono state 4-5 terremoti in difesa, diciamo, del Givi Borgo, perché su una il colpo di testa di Falomi che ha sfiorato il palo, su un'altra un altro colpo di testa che ha avuto debole, l'ha preso il portiere centrale, poi se ne è stato un altro paio, minuti che è stato in campo. Sì. Ma ecco perché, non so se lo sai Nazareno, la partita è finita verso le 5 mi sembra, no? Sì. Alle 18:12 demo subito la notizia nella zona di Camaiore e dintorni, ci fu una scossa. Terremoto. No, veramente, non sto scherzando. È vero. Poi per fortuna è finita lì. Senti, velocemente, ricomincio da te, opinione leader. Un giudizio sul Givi Borgo come te passo? Ma il Givi Borgo, ti dico sinceramente la verità, è una buona squadra. Il Givi Borgo ci ascoltano sempre. Sì, no, è una buona squadra, però ecco, onestamente, se il Givi Borgo è primo in classifica, perché... tutt'oggi è primo in classifica, primo in classifica ci può stare tranquillamente anche la Lucchese, perché la partita è stata giocata alla pari. Io non sono d'accordo con chi dice che è stata una bella partita, sentivo le interviste nel dopogara sia mister Fanani e tutti anche quelli da parte lucchese, tutti a dire, anche il nostro amico Emiliano Pellegrini, e diceva bella partita. Se ognuno poi la vede a modo suo. Sì, è chiaro, non è stata secondo me una bella partita. Lo sappiamo. No, guarda che purtroppo abbiamo visto la di quando c'era Tarantino l'altra volta, abbiamo visto l'eccellenza l'anno prima, quindi diciamo che... E comunque giudizio su Givi Borgo? È una buona squadra di categoria e che chiaramente hanno rinnovato parecchio. Queste anche a Lucchese può avere. Assolutamente. Loro, sia ben chiaro che... Non avranno, diciamo... dire che l'obiettivo è la salvezza. Certo. Il Givi Borgo o Nazareno? Ma è una squadra, come ha detto Giulio, è una squadra di categoria, che davanti c'ha Lucatti, c'ha il 10, mi sembra... Papini, come si chiama? Ora mi coglie... Nicolai, può darsi? Sì, bravo, mi sembra... Sì, qualcosa del genere. Dietro sono messi bene fisicamente. Centrocampo c'hanno, non so come ha giocato domenica, c'hanno questo aprile che mi dicono... No, ma c'hanno in Borgia, cioè... Borgia, poi sì. Cioè, nel senso, è una squadra di categoria, anche perché ora è già 2-3 anni che fanno... Sì, no, anche di più. Quindi, se sono primi in classifica... È vero che anche di vigore che ha cambiato completamente, sì, però, la squadra. Intanto ora... L'anno scorso sono rimasti dell'Orfanello e l'altro ragazzo qui di Lucca. E comunque sono primi in classifica, quindi gli va dato merito. Senti, il tuo ruolo invece? La domenica sei entrato, ti ha fatto entrare a 10 minuti dalla fine, però come diceva Giulio, insomma, subito hai inciso. Sono un giocatore a tutti gli effetti. No, il tuo ruolo non il tuo ruolo in campo, il tuo ruolo, insomma, nella Lucchese, all'interno dello spogliatoio. Insomma. Ma quando mi chiamarono mi fu detto anche di dare una mano nello spogliatoio per far crescere i giovani e ci siamo posti questo obiettivo, ma con non solo io, c'è Nolè, c'è Meucci, c'è Cruciani, c'è
Benassi che è l'ultimo arrivato, ma come se fosse dall'inizio con noi, c'è Visibelli, c'è Vignali, è un bel gruppo, è un bel gruppo. Si sta creando un bel gruppo e per questo io sono convinto e straconvinto che ci toglieremo delle soddisfazioni in campo e faremo togliere delle soddisfazioni ai tifosi. Sei fiducioso, è quello che hai detto anche ai tifosi domenica. E il tuo ruolo in campo invece? Campo io dal martedì al sabato cerco di mettere in difficoltà il mister per giocare più partite possibili dall'inizio. Poi accetto qualsiasi scelta che il mister faccia perché a Camaiore sono andato in tribuna. Domenica sei entrato dietro la punta centrale? No, punta esterna. 4-3-3, punta a destra, a destra, piede invertito. A destra che poi torni sul sinistro. Il piede è nella posizione mia che mi piace di più. E... te l'abbiamo visto fare in quel modo lì. No, no, sono convinto che troverò il mio spazio e che, come ho detto il 6 agosto e quando mi chiamarono, che sia a livello personale ma soprattutto a livello di squadra ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Cosa vuol dire togliersi grandi soddisfazioni e poi andiamo in pubblicità? Che faremo delle cose importanti, nel senso che cercheremo di fare un campionato, proveremo a fare un campionato di vertice. Mi stai dicendo? Attenzione. Io personalmente, ma conoscendo il gruppo di squadre che si parla nello spogliatoio, ci siamo posto un obiettivo, nel senso, ovviamente ci sono squadre che sulla carta hanno costruito Prato, Chieri, però Prato all'inizio di vista ha avuto qualche però ad oggi ho visto quattro partite, io personalmente, ma come sento dire anche i miei compagni, cioè in questo momento bisogna guardare la classifica e siamo a 3 punti, però c'è tutto il tempo per rimediare, per fare un campionato, per fare qualcosina di importante e di bello. Per la serie il campionato è appena iniziato, perché è molto lungo, 34 giornate mi sembra, quindi mancano 30 alla fine, quindi 90 punti in palio ci sono, quindi hai voglia. Va bene, andiamo a pubblicità, perché Bedini scalpita, quando torniamo avremo le immagini e noi martedì, quando siete tornati là, hai già capito di cosa parlo, noi con la telecamera abbiamo subito voluto essere presenti, perché era il ritorno all'acquedotto, credo dopo mesi e mesi, che se è vero che la Lucchese tornerà domenica al Porta Elisa dopo 114 giorni, l'ultima volta fu il 1 giugno, Lucchese Bisceglie 1-0, con gol di Sorrentino al 49esimo, mi sono preparato Opinion Leader. All'acquedotto non lo so quanto tempo è passato, forse mi può aiutare l'Opinion Leader, ma sicuramente ancora di più. Sì, da molto prima, ancora anche perché la gestione dello scorso anno... Non so se nel 2019 c'era mai stata la squadra. Forse sì, all'inizio, perché la gestione dello scorso anno non pagava le bollette del gas, non pagava le bollette della luce, non pagava le bollette... Si è proprio infilato... Mi sembra giusto. E quindi avevano staccato tutto. Quindi diventava impossibile. Qualche volta andavano e poi andavano allo stadio a fare la doccia, però diventava una cosa insostenibile. Era insostenibile. Vabbè, dai, quando torniamo poi vediamo le immagini, poi voglio sentire anche da Nazareno, che pure c'era stato qualche mese fa, come ha trovato il vecchio e tanto caro acquedotto. A tra poco. Dobbiamo ricordare che domenica prossima, quinta di andata del campionato di Serie D, Lucchese-Sanremese, ore 15, si gioca allo stadio Porta Elisa. No, lo ricordiamo perché magari ormai lo sanno tutti, però... Intanto, la Lucchese però, caro Nazareno Tarantino, è tornata anche all'acquedotto, che da martedì finalmente vi allenate là. Campo d'allenamento storico della Lucchese, al quale tu sei anche particolarmente legato. Ci sei andato qualche mese fa e maggio. So che ti pianse il cuore a vederlo. Maggio, quando l'ho vista a maggio, sì, diciamo da lacrima, era in uno stato pietoso. Proprio di abbandono. Abbandono, è un peccato. Non c'era neanche Maurino. Non c'era nessuno. che se non c'era Maurino, invece, voglio dire, tutto dire. No? Ora, da martedì, sono andato da martedì e l'ho trovato, diciamo, in condizioni accettabili. Infatti, tutta la settimana che ci serena lì, siamo andati nella gabbia, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un mercoledì pomeriggio un bellissimo allenamento in gabbia. Anche nella mitica gabbia. Quella gabbia che volle addirittura lui. Il mitico Corrado Orrico. C'è sempre il cartello sul ponte. Sì. La gabbia di Orrico. Adesso, appena è pronto, ci manderà delle immagini. Come state preparando la partita con la Sanremese? Cominciamo a leggere anche i vostri messaggi tra poco. Con la giusta attenzione, con il giusto atteggiamento e lavorando, anche scherzando e ridendo, ecco questi momenti dove si scherza e si ride, il torello prima dell'inizio dell'allenamento, consapevoli che domenica è una partita importante e cercheremo, come ho detto prima, di fare questa benedetta. Volete la prima vittoria? La prima vittoria. Dopo tanto tempo si ritorna a giocare al nostro stadio, quindi ci sono tutte le componenti domenica per centrare questo obiettivo importante. Opinion Leader, noi personalmente e te
negli anni passati all'acquedotto, soprattutto di giovedì, ci siamo incontrati diverse volte, no? Per seguire gli allenamenti, qualche volta anche tu riuscivi a ritagliarti un po' di spazio dal lavoro e niente, tornare all'acquedotto comunque è già una bella notizia. Sì, perché poi di fatto insomma, un progetto come questo legato alla città, un progetto come questo del quale fanno parte glorie del passato e del presente come Nazareno, ma insomma giocatori che hanno dato tanto alla maglia rossonera e che hanno anche ricevuto tanto dalla maglia rossonera, mi sembrava una cosa fuori luogo dover andare a giocare in campetti, con tutto rispetto, però per carità, tipo Camaiore, che è un terreno in pessime condizioni, e addirittura allenamenti allo stadio dove rischiavi di sciupare, continuare a giocare continuamente allo stadio, insomma, il campo va un po' salvaguardato, anche se poi anche il terreno del Porto Risa mi dicevano che verrà fatto un intervento importante in questo inverno, quindi insomma era un controsenso, diciamo, una squadra costruita con vecchie glorie del passato lucchese che non può giocare a Lucca, era un po' una bestemmia, quindi ben venga al Porto Risa domenica e bentornato anche all'acquedotto perché la logica del calcio a Lucca si identifica nell'allenamento all'acquedotto. Tra l'altro so Nazareno che oggi c'erano come sempre, cioè quel gruppetto di tifosi vi seguono sempre. Oggi avete giocato contro la Juniores, sì. Il mercoledì e il giovedì si fa quasi sempre la partita con la Juniores per, diciamo, tra virgolette, smaltire il lavoro pesante del martedì e del mercoledì, il doppio. Mercoledì fate doppio? Sì. No, possiamo dire tranquillamente, tu hai giocato tanti anni tra i professionisti, anche se qui siamo in Serie D, che poi la Serie D è un campionato molto vicino a quello professionista, che voi però vi preparate e vi allenate come foste in Serie C. Sì, l'unico gioco. I ritmi sono quelli. I ritmi sono quelli. Un signor preparatore come il professor Pirri. Ecco, per fortuna ce l'abbiamo noi. Qui si sgobba, dai. L'unico giorno libero è lunedì, quindi sono allenamenti come se uno giocasse in Serie C o in Serie B. Perché Tony Caruezzo vedo che... Come va Tony Caruezzo? Va bene? Bene, bene. Lì che contava i palloni, i gol che... Sai che giovedì scorso era qui da noi e molti lo hanno invitato a tornare a giocare. Vabbè, insomma. Vabbè, comunque la forma è sempre in forma, lo vediamo, cioè anche fisicamente. Insomma, qualche primavera c'era anche lui. Addirittura molte più di te, quindi... Non so. Sì. Hai 10 anni più di te. C'ho già 50 anni, Tony? Sì, ora lo dici così. No, 69. Pensavo non diresti, meno, non diresti. No, 45, ma neanche te sembra che hai i tuoi. Vabbè, 40. Ora, l'opinion leader, sì, pare. Sì, vabbè, io per ovvi motivi, c'ho la barba bianca. L'opinion leader stasera è veramente... Allora, da che comincia Nazareno? Messaggio o WhatsApp? Dimmelo te. Ci avrai anche una telefonata. Il solito che telefona. Vabbè. Messaggio o WhatsApp, da cosa cominciamo? Dimmi te, dai. Messaggio. Messaggi, dai, sì, diamo spazio ai messaggi prima. Se s'apre però, Tanto sarà qualche compagno di squadra che già l'aveva detto, Allora, no, non mi si apriva, sì, aspetta. Perché mi sta aprendo un crack. No, no, vabbè, allora. Allora, questo comincia con te. Quindi volevano, giovedì scorso volevate far giocare, però siete anche un po' ruffiani, Caruezzo la volete far giocare per forza a Tarantino. Ma Monaco domenica l'ha fatta entrare, no, ora dobbiamo poi chiarire anche, l'abbiamo già detto, ci sono le quote, ci sono i giovani. Quattro giovani che devi far giocare. Dice comunque Pietro, non capisco perché gli altri fanno giocare, e qui gli possiamo anche rispondere, Marchionni e Tavano. Dove giocano Marchionni e Tavano? No, Marchionni fa l'allenatore in secondo, a Carrara. Tavano gioca nella Carrarese. Forse si è sbagliato con Maccarone. E noi abbiamo Tarantino e non si fa giocare. Va bene, giovani, ma si sono già persi troppi punti. Non si vuole mica retrocedere, Pietro. No, Pietro, dai, Nazareno, ne parlavamo prima. Cioè, è chiaro che là davanti ci sono Falomi, Tarantino, Bita, Vignali, Remorini. Cioè, sono tutti giocatori... Di categoria, è importante. Di categoria, importanti, che però non rientrano nelle cosiddette quote. Cioè, diciamo che qualcuno siete... Non siete né nel 99, né nel 2000, né nel 2001. E quindi, niente, è chiaro che lo sapevate un po' tutti in partenza, che poi... Sì, sì, ma è ovvio, cioè quando uno gioca poi una squadra importante come la Lucchese, che comunque bene o male quest'anno, magari per il discorso che siamo partiti tardi, il 6 agosto la società è stata costruita, è stato fatto un miracolo calcistico, è normale che quando uno gioca in una società così importante
sa che la rosa è competitiva, quindi può giocare come non può giocare. E quindi bisogna anche accettare le scelte dell'allenatore e poi comunque nell'arco della settimana il mister vede comunque anche in base agli avversari di far giocare. Tu l'hai detto prima, io lo voglio mettere in difficoltà. È ovvio, altrimenti altrimenti stavi al mare a Benevento. Al di là di tutto il resto, però lo voglio mettere in difficoltà. E poi abbiamo questo amico che invece dice: tranquilli, ci riprenderemo all'ombra delle mura. La Pantera farà un sol boccone della Sanremese. Ora vediamo, perché Sanremese, non conosci la Sanremese? No, sinceramente no. Ti sei documentato? No, no. Tu a Mister Monaco gli hai fatto la recensione solo sul Verbania, quando sei andato su all'isola. Sì, il Verbania so tutto. Il Verbania sei tutto, vabbè. Scusate, ma il Prato non gioca più nel suo stadio, no? No, gioca a Montemurlo. A Montemurlo, su quel sintetico un po' di qualche anno fa, che ha quel colore verde, non lo so, verde bottiglia. Verde sì, bottiglia. Ma poi è il sintetico vecchia generazione. No, ma mi dispiace anche per gli amici del Prato che non giochino nel loro stadio, un stadio molto grande, che però, a parte negli ultimi anni giocavano spesso tra pochi intimi, Sì, poi l'ultima stagione di serie C addirittura le fecero a Pontedera. Giocavano a Pontedera. A Lucca il calcio, pensate, doveva sparire. Che bello essere in Serie D, che ricordate, è una vecchia C2. Sei d'accordo su questo, che l'attuale Serie D può essere paragonata a quella che era la C2 qualche anno fa? No, non ti vedo del tutto convinto. Dipende, che girone. Mi dici il girone del Palermo, sì. Senso. No, quest'anno infatti ci hanno sollecitato su questo fatto. C'è il Palermo, chi c'è poi di grazie? Foggia, c'è Giuliano. Sono squadroni incredibili in Serie D. Dipende qualche girone. Non tutti i gironi. È la quarta serie, però è un po' di differenza c'è. Allora, leggiamo anche questo. Marco da Spianate. Buonasera a tutti. Nazza, devi dire a tutti i tuoi compagni che noi siamo la Lucchese. Ma penso che gliel'abbia. È uno degli obiettivi fargli capire che indossano una maglia. Sì. Ma penso l'abbiano già capito anche quelli giovani. Lo sanno, gli è stato detto. Poi gli va detto nella maniera giusta, non è che vanno caricati troppo di responsabilità. Perché la responsabilità è giusto che ci si prendano noi più vecchi e che i giovani, siccome ci servono, visto che c'è la regola degli. Questa regola degli under, bisogna farli stare tranquilli per far sì che possano dare il massimo e dare il 100%. Pensi che potrebbe qualcuno di loro anche pagare, sentire il peso di domenica di giocare nello stadio? Ma ci può stare, cioè, anche quando ero giovane magari in qualche partita potevo sentire un po' di pressione, se in momenti di difficoltà magari la palla può bruciare. Ora a 40 anni, no, certamente non parlando credo. Personalmente no. Però ti bruciava mica tanto, perché insomma, a 20 anni facessi una tripletta al Napoli, incosciente. C'era l'incoscienza dei 20 anni, sì. Ma speriamo che l'abbiano anche loro l'incoscienza dei 20 anni. Lo so che non mi rispondono, se tu dovessi fare un nome di questi giovani, no, non me lo dici mai, non me lo direi mai. No, l'ho detto prima, ce ne abbiamo quattro, cioè i giovani nostri sono bravi, è veramente bravi. Ma uno. Ce n'è due. Due, cioè? I due esterni? Mi piacciono gli attaccanti, sì. I due esterni, quindi, Panari e Nannelli. Che possono giocare un po', che giocano un po' anche nel sì, tempo. Perché anche se mi sembra hanno caratteristiche diverse, un po' diverse da sì, te. Però, ma anche perché lui è unico. Opinion no, leader, unico no. Unico no, cioè, no io sinceramente, cioè, non lo dico perché è qui per piaggerire, ma insomma, la differenza di mettere un pallone in mezzo all'area di rigore in una certa maniera si è vista quando è entrato Nazareno, perché insomma, voglio dire, ha messo 5 palloni, 5 pericoli, 5 ha terrorizzato 5 volte la difesa del Ghibiborgo. Completo il messaggio di Marco da Spianate, di a tuoi compagni che noi siamo la Lucchese, devono sapere cosa significa indossare questa maglia, di discorsi ne abbiamo fin sopra i capelli, noi vogliamo vincere e vogliamo rispetto, noi siamo la Curva Ovest, Marco da Spianate. Ecco, domenica con la riapertura dello stadio Porta Elisa, naturalmente riapre anche la Curva Ovest, che forse è il settore dove c'è maggiore capienza, no? Sì, ora è diventata una barzelletta anche quella, perché uno stadio che può tenere tranquillamente 15.000 spettatori. Ti volevo nervosire, mi eri troppo tranquillo. No, vabbè, che c'è tanto. Sei d'accordo sulla. Cioè, è una barzelletta. Poi, perché una barzelletta? È una barzelletta perché ho girato gli stadi
di mezza Italia, soprattutto stadi di città di provincia come noi, perché chiaramente ne abbiamo fatto purtroppo negli ultimi anni troppo spesso categorie diciamo basse, però voglio dire, cioè, Lucca è il Santiago Bernabeu, cioè voglio dire. A te ora dici rispetto a. Rispetto a tutti gli stadi. Di altre squadre del nostro girone. No, ma anche di Serie C dello scorso anno, ma anche di qualcuno di Serie B, cioè non esiste. Poi è ovvio, quando fai fare delle perizie e dalla perizia viene fuori che c'è un problema, è chiaro che nessuno poi si prende la responsabilità di smentire. E dopo quel problema va risolto. E dopo quel problema, oltre il fatto che va risolto, ma devi anche. Cioè, vuol dire, è chiaro so che qualcosa si sta facendo, ma è chiaro, l'abbiamo già detto altre volte, su questo Nazareno posso coinvolgere anche te, dallo stadio Portelesa, dalla sua ristrutturazione, chiamatela come volete, comunque passa e dipende il futuro della Lucchese, no? Beh, ovvio, speriamo che riescano a trovare una soluzione, perché anche quest'estate ci siamo allenati, era caldo, però non c'era l'acqua calda, si è fatta quasi tutta l'estate facendo allenamento con l'acqua fredda e... Poi avere uno stato come hai tu di tale importanza e avere tutti questi problemi ogni anno mi sembra un pochino eccessiva la cosa. Anacronistico, 2019, poi... come dicevano Benigni e Turisi, 2019, quasi 2020. Se poi insomma non è motivo di consolazione, perché ne abbiamo parlato proprio giovedì scorso, pensiamo a città vicine come Viareggio, sempre la nostra provincia, che lo stadio è chiuso e adesso stanno dicendo... Forse lo riapriranno. Ma poi prima hai fatto. Il torneo per la Coppa Carnevale, mi viene da piangere, ma non è che mi viene da ridere, mi viene veramente da piangere. Poi prima hai fatto, giustamente, hai tirato un ballo anche il Prato, no? Cioè, il Prato è uno stadio dove abbiamo fatto mille battaglie negli anni 80. Stadio anche grande, tra l'altro. Grande. Ecco, la fortuna che c'ha il Portelesa, perché poi ora si va. Ti hai detto che, cioè, secondo me è l'unica possibilità perché il calcio a Lucca rinasca e si mantenga a alti livelli, perché a quel punto puoi anche ambire ad alti livelli per tanti anni, perché si passa obbligatoriamente di lì. E credo che Lucca sia anche fortunata perché c'è una struttura allo stadio Portelesa tale che puoi solo guadagnare metrature intorno allo stadio, perché togliendo il fossato, che è una cosa che è ridicola, io non so chi lo progettò in quegli anni lì, togliendo il fossato, avvicinando le due curve al campo, facendole dritte invece che farle a curva, no? Proprio, si chiama curva perché probabilmente è fatta a forma di curva, però ora non esistono più, le fai dritte a muro verticali, una di qui, una di là, le avvicini al campo, la gradinata la avvicini 10-12 metri al campo senza nessun tipo di problema, guadagni spazio dietro, puoi diciamo così costruirci qualcosa che renda a livello economico alla Lucchese, mantenendo le stesse, mantenendo lo stesso esterno dello stadio come ora o addirittura migliorandolo anche. Quindi voglio vedere, sono curioso di vedere, perché mi piace questo, ora entro un attimino in politica, si fa una polemica, no? Sì, ma dobbiamo andare pubblico. Velocissimo, allora mi piace questo fatto che ora, siccome io non sono l'avvocato di nessuno, non ho sposato nessuno e non parteggio per nessuno, però mi piace ora il fatto che, siccome Tambellini rischia di essere il primo sindaco che farà qualcosa per lo stadio, perlomeno l'amministrazione Tambellini rischia di essere la prima che fa qualcosa veramente di importante per lo stadio, nonostante in passato abbia detto che ci avrebbe voluto fare un campo di patate, e ora sembra che addirittura l'opposizione sia, fra virgolette, quasi gelosa di questa cosa qui e lo attacchi dicendo che è stato folgorato sulla via di Damasco solo perché sta allora, facendo... Senti, ma, dobbiamo andare a pubblicità. L'anno scorso l'avevamo finito, l'hai ripreso qualche velo pietoso? Ma li rivendano, hai visto, li rivendano. Allora facciamo una scorta. Al settembre lucchese. Anche quest'anno dovremo stendere molti veli. Sì. Quando i politici fanno così, destra, centro, sinistra, sì, sotto, sì, sopra. Noi prendiamo un velo di quel velo pietoso. Di quello pietoso e lo stendiamo. Ma comprate un velo pietoso, ce l'hai a casa un velo pietoso? No, Nazza. E noi stendiamo. Oddio, l'anno scorso, Luca, l'hanno finito i negozi. L'anno scorso non si trovavano più. Vabbè, dai, allora il velo pietoso ce lo stende Bedini, tra poco. Vedini Tonico, che a cui do la linea, sono un po' in ritardo e poi torniamo, continuiamo a leggere i vostri messaggi. Nettuno 52, prima stavamo parlando dello stadio, logicamente, con Nazareno Tarantino, il nostro opinion leader, stadio Portelesa, che domenica riapre i battenti. Quanta gente ti aspetti domenica a Nazareno?
insomma, migliaia di persone ci contiamo. Sì, anche perché la prima partita in casa, il ritorno al Porto Elisa, penso che la gente sia anche curiosa. Eh certo. Tanti tifosi che non sono venuti magari in queste trasferte, o trasferte o partite in casa, che comunque si giocava in trasferta, credo che domenica allo stadio... Migliaia te li aspetti, sì. La carica di una grande mano anche. La carica del mille. Opinion leader, tu è che hai sempre il polso della tifosi. Io penso qualcosa di più. Addirittura ti sbilancia. Sì, 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 qualcosa ma di non più. Non si è più saputo nulla, sono quelle cose che mi fanno impazzire. C'è stato un periodo, ma non voglio criticare nessuno, però si scherza, amici, anche della comunicazione della Lucchese, si scherza. Fino a un paio di settimane fa, praticamente tutte le sere c'era l'aggiornamento degli abbonati. Sono 310, la sera dopo 350, 400. Poi a un certo punto non si è saputo più nulla. Penso siamo rimasti su 600, ma forse non oltre 600 erano già. Speravano poi di tornare ad incrementare col fatto che si gioca di nuovo a Lucca. Sì, sai, oddio, non credo che i numeri siano stati stravolti in queste settimane. No, qui, quello penso neanche io. Però, insomma, voglio dire, comunque è un buonissimo risultato, perché consideriamo che ne abbiamo fatti più quest'anno che la stagione scorsa. Questa dimostrazione della fiducia che c'era nella dirigenza della scorsa ancora, stagione. Ancora, la seconda volta. Ancora. Cosa? Che... Che dico tutte verità, non è che dico delle idiozie. No, si sta togliendo anche qualche sassolino, a parte una cosa. No, vabbè, tanto ormai. Noi, sì, sì, quindi. Ecco, continua a leggere i messaggi, perché ce ne sono tantissimi. E questa è per te, opinion leader. Allora, vediamo un po'. Ma ti immaginavi o no che ti chiamassero stasera, ti mandassero i messaggi da dove? Da Pisa. Chiaro. Tanto devo dire, io stasera ho visto la partita del Pisa contro l'Empoli, è stata una bellissima partita. Stranissima. Devo dire, la prima mezz'ora ho visto un Pisa veramente che giocava, poi un po' calato, al 90esimo erano 1-1, nei 5 minuti di recupero sono riusciti a fare 3 gol. Due l'ha fatti l'Empoli, purtroppo per quelli del Pisa non l'ha fatto il Pisa, l'Empoli che tutti gli anni è andato, ma come fanno? Tutti gli anni i ragazzi vanno e danno via Krunic, danno via, mi viene in mente quello che adesso, cioè, danno via i migliori giocatori. Hanno gli osservatori bravi. Vabbè, comunque, ci sanno fare, ci sanno. C'hanno la Gugna, c'hanno... Sì, no, ma ci sanno fare poi, perché tutti gli anni riescono a fare buone... E fanno la spola tra la B e la A. E poi tutti gli anni lanciano un allenatore. E l'opinion leader si mangiano le mani, i gomiti, a pensare quello che è Empoli e quello che invece... Empoli guardavo per curiosità... E l'Empoli Calcio è dalla stagione 95-96 che non fa la Serie C. Dal 95-96 ad oggi, in 24 anni, ha fatto sempre Serie B e Serie A. Quindi, tanto di cappello. Io non so se questo è il nostro amico Leonardo da Cascina. Se è Leonardo da Cascina, quello che ci aveva scritto anche giovedì scorso, ti ricordi? No, io mi ricordo Leonardo da Vinci, no, che ci scriveva. Lui in pratica riassume un po'. Voleva dirti che se vuoi vedere il calcio vero devi andare. Sì, vabbè, sì, sono quelle storie vecchie che... Sarai contento dei derby, li fai con le squadre che li fa. Però rispetto per tutti, Leonardo, ora a parte noi scherziamo, rispetto per tutti, perché comunque anche in Serie D ci sono delle società, delle realtà, ora al di là di tutto, che vanno rispettate. Ora, forse ti riferisci al Ghiriborgo, non so, alla Real Forte Querceta, al Seravezza, parlando delle nostre squadre, però ce ne sono tante e vanno tutte rispettate, ti diverti di più, mi dispiace per te che l'altra sera ti sei divertito fino al 90esimo, poi un po' meno, dai, se la mettiamo così... No, ma che c'entra, ma dai, ma allora... Come dicevi, si fa per scherzare. No, ma poi voglio dire, sono cicli, no? Sono cicli della vita, ora in questo momento qui è così, chi lo sa fra 10 anni, quindi voglio dire, io siccome conto di essere sempre vivo, fra 10 anni... Spero anche lui. Toccano, così. Se. No, magari fra 10 anni. Tutte queste vacanze che fai, penso di sì. Fra 10 anni se ne riparla. Anche perché c'è la possibilità che si faccia prima lo stadio noi che loro. Per cui. Nazza, sei una persona fantastica. Oltre che un grande giocatore, sei un esempio per tutti i giovani. Il tuo ex mister. Io non so, ne ha avuti tanti lui di mister. Non so se hai capito. Mister, MR maiuscolo. Penso hai capito te. Quindi va bene così. Poi un saluto da Staggia, parliamo di Staggia Senese forse? Ragazzi, ci vedono tutta la Toscana. Staggia, sì. Staggia Senese è la squadra dove sono andato. Sì, ci sei stato. 11 anni. Dice un saluto da Staggia al grande Tarantino. Con il calcio di ora avrebbe giocato in Serie A. Ho le foto sua da piccolino in sede. Era uno spettacolo vederlo giocare. Un abbraccio. Giocava a Staggia a 14 anni con la squadra di Claudio Merlo. Senti là, ve ricordi, eh? Mamma mia, Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina. Grande, non so se tu te lo ricordi, io me lo ricordo, grande centrocampista. È stato detto, io l'ho avuto come allenatore. Però. Giocava così, guarda, Claudio Merlo.
fece delle stagioni meravigliose alla Fiorentina, quando, tutti lo sanno, sono tifoso interista, quando la mia Inter lo comprò, mi sembra che era il 76 che si prese Anastasi, che lo scambiamo con buona insegna, mai l'avremmo dovuto fare con la Juventus, non abbiamo... e prendemmo Claudio Merlo. Non avete imparato dagli errori del passato, eh? Claudio Merlo dalla Fiorentina, centrocampista che adoravo, nell'Inter purtroppo non si espresse al meglio. Strano, perché tutti i giocatori che vanno lì... Bedini, digli qualcosa a te, non fare lo spiritoso. Il Bedini oggi invece, con grande senso di sportività, è entrato in redazione e ha detto saluto la capolista. Vero Bedini? Vero. Vero, Bedini è sportivo, tu opinion leader, fai lo spiritoso. No, bello questo ricordo, davvero. Grazie mille. Ma com'è che finisti a Staggia? Come si chiama? Staggia Senese? Staggia Senese. Salutiamo tutti gli amici di Staggia Senese, allora. Perché feci un torneo a Coverciano e mi videro... Mi vide un osservatore per lo Staggia Senese e mi presero e poi da lì... Quanto ci sei stato? Dagli 11 ai 13 anni e poi 13 anni sono venuto dall'Alba. Ma tu sei venuto via da casa proprio? A 11 anni. E tu l'hai salutati proprio? Nel 91 sono andato via di casa, 11 anni c'era. Uno impara anche a stare al mondo, credo. Beh, ma tu di prima sicuramente. È Nazareno, sì, no, è così, così. Vorrei dire una cosa al tifoso pisano che ci prende per i fondelli. Perché non guardi la televisione? No, un saluto anche a tutti gli amici di Canale 50, ci mancherebbe altro. Sono bravissimi i colleghi. No, però non scrivete cose sui colleghi, perché tanto non le leggo, perché sono tutti professionali, sono tutti bravi. Dai, la ruota gira, difidati, non mollate. Ti ascoltano quando parli. La ruota gira. Allora, qui dice questo. Sono, ma non dirlo. Per Tarantino, è vero che sei diventato imprenditore e hai aperto un caseificio? Guardate come ride. Tu hai capito anche chi è. Però io sono stato, vedi, sono di parola, non ho detto chi era perché... Immagino. Cioè, non diciamo il nome, no. Non lo diciamo. È vero? Ma cosa gli rispondiamo? Ma che... Ha voglia di pazziare questo. Tu che non ho detto, tu che sei, com'è l'innominato, com'era? Il mio nome? Come ti chiami? Gli chiese. E lui cosa ha risposto? Il mio nome? È nessuno. Oppure nei Promessi Sposi, come si chiama? L'innominato. Innominato, sì. Innominato, ha capito chi sei però, sì. Quindi poi sono problemi tuoi. Allora, fra un po' dobbiamo andare in pubblicità. Buonasera fedelissimi di Curva Ovest. Ah, è inutile fasciarsi la testa con fantasie proibitive di vincere il campionato. Ma perché fantasie proibitive? L'importante è salvarsi quest'anno per ricostruire poi la storia più forte che mai. Questo è il nostro amico Paolone Di Moriano. E cosa gli dice a Paolone Di Moriano? Proibitive, lui parla di fantasie proibitive di vincere. Ma non sono fantasie, anche perché non è che mancano 3 giornate alla fine del campionato, che è una cosa impossibile. Uno penso che degli obiettivi se le debba pongere, poi se le debba fare. Noi a livello di squadra, a livello di società, è normale che prima ci togliamo dai bassi fondi della classifica e meglio è. Poi, sì, però la classifica la possiamo rivedere, Bedini, appena poi la classifica, così la commentiamo. Cioè la classifica, a parte sono passate 4 giornate, è cortissima, cioè. È sempre il solito discorso. Con 2 vittorie consecutive. Se uno vince 2 partite va di qua. Vai quarto. Poi io non ho detto che si vince il campionato, io ho detto di fare qualcosa di importante. Campionato di vertice. Un campionato di vertice, nel senso. Non crederci. Tra l'altro se uno dicesse adesso, no ma stiamo lì, cerchiamo... Non si va da nessuna parte così, no? Io penso che uno dovrebbe essere... Quant'è? È una vita che giochi a calcio, no. Quindi... Vabbè, adesso vediamo anche questo messaggio, allora. Buonasera a tutti. 2 cose. 1. Nazareno in Serie D fa la differenza. Io lo farei giocare di più. Fisicamente mi sembra in grande forma e i piedi non mentono. Tecnicamente con la palla a 3 piedi o prende fallo o salta l'uomo. Ecco, tu fisicamente... Te l'avevamo detto anche... In tempi allora, non sospetti, quando sei venuto qui l'altra volta, cioè sei... Sono integro, ma se avessi avuto qualche dubbio sul fatto che non potevo reagire a determinati ritmi... Non avessi neanche accettato. No, anche perché sarebbe stato anche brutto per me, nel senso... Certo. Comunque, 40 anni, rimetterti in discussione un campionato importante, devi essere anche consapevole dei propri mezzi, non calcistici, tecnici, ma anche a livello fisico. Perché comunque ti alleni tutti i giorni a un'intensità importante. E poi vi allenate come dei professionisti a tutti gli effetti. Fossero allenamenti di Serie C o di Serie B, perché... Hai l'impressione che si parla sempre di longevità nello sport, non solo nel calcio in generale, però si sia spostato un po' in avanti l'orologio. Sì, ma poi dipende... Oggi un quarantenne, se fa la vita d'atleta, può ancora essere competitivo. Dipende da tanti fattori. Io a livello muscolare ho avuto, ringraziando il Signore, infortuni pochissimi.
quello può incidere, secondo me. Al di là dello sbocciato, poi comunque faccio la vita fatta bene, dormo bene, mangio bene. È tutto dire, ripeto, ci sono gente che all'età mia gioca ancora in C a dei grandissimi livelli. Tavano l'anno scorso ha fatto 20 gol in C1, vincendo per quello che quest'anno ne ha già fatti 5-6, cioè, mi sembra che è un anno più grande di me. C'è stato Maccarone, c'è stato Salvatore Bruno, c'è Francesco Scarpa nella Paganese, ce ne sono tanti. Grandissimi livelli, lo stesso Francesco Totti ha smesso che aveva, quanto aveva? Aveva 40 anni, 41 addirittura, quando ha smesso? No, 40 mi sembra. Accidenti. No, ma si è spostato da... Anche tu sì, hai questa impressione? Si è spostato perché chiaramente tanto i sistemi di allenamento migliorano sempre di più, no? E quindi chiaramente ci sono anche, non in Serie D, neanche in Serie C, ma insomma... Quando cominci ad andare in categorie più alte ci sono anche addirittura gli allenamenti personalizzati per i giocatori, no? Quindi voglio dire, a seconda delle caratteristiche muscolari dell'individuo, dell'atleta, li fanno l'allenamento su misura. E questo è una cosa positiva, il fatto che appunto riescono a giocare fino a 40 anni. Di negativo c'è il fatto che riescono a giocare fino a 40 anni anche perché il livello del calcio scende sempre più. E tu batti sempre su questo. No, purtroppo è anche una verità anche quella. Non sono mica così d'accordo. Sì, perché io ti dico che la Lucchese che in Serie C vinse il campionato, la Lucchese che andò in Serie B con Donatelli, Monaco, Simonetta, quella Lucchese lì oggi giocherebbe in Serie A e probabilmente lotterebbe. Cioè lotterebbe, starebbe fuori grande considerazione dalla lotta a salvezza. Poi dobbiamo dare pubblicità, poi su questo voglio coinvolgere Valtorema che Nazzareno e anche voi da casa. Ho grande considerazione per quello che dici, ho grandissimo rispetto per quella squadra, per i giocatori, però io non sono convinto che sia così. E io sì. Vabbè, dopo sentiamo quello che fosse. Visto, anche il tifoso di prima ha detto che Nazzareno, quelli di Staggio hanno detto che Nazzareno giocava in Serie A. Quindi significa che un po' di pensa anche più di te, certo, vediamo, una detta ai lavori. Ma poi dobbiamo, non ho finito questo messaggio, però adesso andiamo a pubblicità e poi torniamo. Allora, qui si è aperta la discussione ora, dopo quello che ha lanciato l'opinione lì, ha detto che la squadra di 30 anni fa, la grande Lucchese che andò, che è promossa in Serie B, oggi giocherebbe in Serie A. Sfiorò la Serie A. Sì, ma io sinceramente sono dell'idea che oggi, se parliamo di Serie A, si gioca sinceramente a un ritmo che non lo so. Lascia stare. Vogliamo sentire Nazzareno? Certo, sentiamo Nazzareno. Capisco poco. Ma no, sentiamo Nazzareno. Lui forse ne sa un po' più di noi. Nazzareno. No, non è che io ne so di più. Insomma, hai giocato nei giochi da una vita. No, vabbè, il giocare è un conto. Sono un pensiero. Io credo che comunque su alcuni aspetti ha ragione Giulia. Secondo me col passare degli anni un pochino la qualità è andata a scemare, nel senso che... Parli in generale? In generale. Dalla Serie A in giù? No, la Serie A forse no, perché già stiamo parlando di un livello altissimo, perché se si guardano le squadre... Però diciamo dalla B in giù, dici? Sì, dalla B in giù, io l'ultimo anno che ho fatto in Serie B... In Serie B giocavi all'inizio degli anni 10, cioè nel 2011, quando ci hai giocato? No, io con la Lucchese? No, ma l'ultimo anno che ho fatto, sì, con la Juve Stabia nel 2012. Qui si parla di 7-8 anni fa. Sì, 2012-2013. Paragonandola alla Serie B di ora ti sembra che... Il livello si è abbassato, io mi ricordo c'era il Torino, quell'anno lì c'era il Torino, davanti c'era Rolando Bianchi, c'era la Sampdoria, c'aveva Pozzi, Sansone, cioè... Sì, è vero, quegli anni lì addirittura ci fu nel dopo Calciopoli, si ritrovarono in Serie B lo stesso anno la Juventus e il Napoli. Quello era a Crotone, io ero a Crotone quell'anno lì, c'era Juventus e Napoli. Accidenti. Allora. Ma e anche il Genoa mi sembra. Sì, però, ma quelli sono casi estremi, no? Nel senso, per carità, però dico, alla fine, io siccome vedo anche la Serie B e ti dico che tranne rare partite dove magari c'è un po' più di spettacolo, insomma, a livello è quello lì. Di spettacolo. Ma poi se ieri sera guardavi Parma-Sassuolo di Serie A, o un'altra partita che è finita 0-0, non mi ricordo che partita c'era. Genoa-Bologna. La sera prima c'era Udinese. Verona-Udinese. Cioè, ma come fai a dire che quella lì è Serie A? Quella lì è Serie A per sbaglio. Cioè, però la Serie A. Bisogna anche dire che. Però Verona, dopo vedi anche partite. No, Verona-Udinese. Verona gioca per obiettivi di salvezza, quindi ci può stare che non esprimono. Però no, io ho visto un po' di partite. Però Juric. Il Verona ha cercato di fare una partita. Juric. È quello che è? Juric. Abbiamo giocato insieme a Crotone. Ora fa l'allenatore da. De Verona. Sì. E il Verona ha giocato Nazzareno? No. Sì, gioca. La partita avrebbe meritato abbastanza bene. Sinceramente, a livello di intensità è un buon allenatore. Io non faccio il tifone per il Verona del Perù di Nezzi. No, per una squadra che prova a fare la partita e a vincere come il Verona.
fatto una parata, ecco, attenzione, Bedini, segnati il nome del portiere, anche se sei messo bene come portieri, è sempre anche Buffon, segnati il nome del portiere dell'Udinese, poi, Musso. Poi in Serie A, poi in Serie A chiaramente... argentino è fortissimo. Poi la Serie A chiaramente c'è una qualità che è diversa, e comunque ci sono quelle 4-5 squadre che riescono a fare un bel calcio. L'Atalanta di Gasperini, la Lazio nonostante la sconfitta di sera di Simone Inzaghi gioca bene, mi piace il Sassuolo di De Zerbi, che anche se c'ha magari qualitativamente non è fortissimo, ma c'ha comunque un'idea, c'ha uno schema. Sono allenatori di nuova generazione. Bravo, sono allenatori di nuova generazione. Quindi sono quelle 4-5 squadre che giocano bene a prescindere dagli uomini che hanno in campo, però poi vedi delle partite che ti vanno, diciamo, i maroni in fondo ai piedi e... Dice l'amico Andrea da Cologno, ora di compito, che è quello che diceva Nazareno in Serie D fa la differenza. Punto 2, e qui si cambia, non si parla più di tecnica, si parla di altre cose. Questo è per te, caro opinion leader. Probabilmente qualche donna a questo punto dirà che Giulio è sempre un bel vedere, anche se poco abbronzato. Volevo dire che non è vero. Quindi stai dicendo che, appunto, così bianco, poi... paragonata a Nazareno Tarantino. Stasera. E Nazareno facciamo Ringo. Non è un bel vedere, ma io penso Andrea sta scherzando. Di qua la vaniglia, di là c'è il cacao, come diceva la pubblicità. Dai, Andrea. Non di rovinare la piazza, Andrea, dai. Grande Nazza, ti vogliamo sempre in campo. Luca e Lavinia, forse doppia firma, può darsi. Ti vogliono in campo. Poi, sono di parte. Il gol di Falomi è stata la salvezza di Monaco, addirittura ora. Perché dopo una partita del genere, al limite della decenza e con un modulo improponibile o comunque mal digerito dalla squadra, ma non si accorge, dice questo amico, che il centrocampo è inesistente, mi sarei aspettato l'esonero. Il mister mi sembra quantomeno in confusione. Jack Sparrow, sei severissimo stasera. Cosa gli vogliamo rispondere? Mi sembra un po'... Jack Sparrow, sei stato forse un po' esagerato, dai. Anche se è vero che 4-2-3-1 adesso forse sta l'intelligenza giocato, anche rivedere un po' le prove. Domenica abbiamo giocato con 4-3-3. Con 4-3-3, quindi proprio per il discorso anche del centrocampo forse più robusto. Però da lì a dire che il mister rischiava... Ha la fiducia della società, ma la cosa più importante è che la squadra... Lo segue, ecco, bravissimo. E fosse finito 1-0 per il Giviborgo, non è che rischiava l'esonero. Non credo. Ma sai, sono... Purtroppo nel calcio, ma è normale che sia così, il risultato condiziona il giudizio sulla partita, no? Perché tu avessi vinto 2-1, magari in rimonta, no? Oggi stasera si parlava di grande Lucchese che aveva trovato la partita. Grande partita, magari era stata la stessa partita. Bravo, avevi trovato il filo conduttore, di fino avanti sarebbero stati guai per gli avversari. Come direbbe Pirandello? Te ora mi porti così su... Così è? Se vi pare. Vabbè, che sei preparato. Fai il finto, basta. Però, faccio il finto. E quindi, capito, è chiaro che il pareggio al 90esimo ha comunque un valore, perché intanto è un punto in classifica. Seconda cosa, soprattutto sui giovani, due sconfitte consecutive magari sarebbero state pesanti da digerire. Voglio ricordare che noi per un punto si è vendicambiato. Appunto. Ecco questo, se no non ce la facciamo. Sta a vedere, ma questo che ci scrive da Roma, no? Sta a vedere che Mariani si comprerà un'altra squadra, non so se c'è dell'ironia, un'altra squadra in Serie D, e che fra 5-6 anni tale squadra sarà in Serie A. E poi ci mettono delle faccine qui. Devo fare un corso per gli emoticons, perché non... Che faccine sono queste? Tu li capisci gli emoticons, no? Che faccina è quella? Ma secondo me... Ironia? Sì. Ironico? Ecco, sono ironici forse con... No, vabbè, quello insomma... Ma poi magari può essere... Mariani ha augurato... Buona... ma da qui a 5-6 anni... Mariani ha augurato buona fortuna a Luca, anche se qui non è potuto entrare. Ecco, diciamo che... Noi auguriamo buona fortuna a Mariani, che insomma possa... Poi, diciamo signori, che quello che ha fatto in questa intervista, se lo faceva quando è venuto, di arrivare un attimino più con calma... Forse poteva ottenere qualche risultato diverso, invece è arrivato un po' troppo baldanzoso secondo me. C'è Linda, buonasera, sono Linda. Molti non si ricordano che ci siamo iscritti all'ultimo tuffo e che la squadra è stata costruita in 10-15 giorni. No, noi però l'abbiamo ricordato stasera, Nazareno. Ed inoltre pensano che sia facile vincere solo perché ci chiamiamo Lucchese. No, questo penso lo sanno anche Nazareno e i suoi compagni, che non è che scendete in campo domenica, dite a quelli della Saremese, noi siamo la Lucchese, prego. Anzi. danno il 110%, danno qualcosina in più, perché giustamente giocano con una squadra blasonata, con una squadra importante, quindi danno sempre qualcosina in più.
Non è così, aggiunge Linda, la D è una categoria difficile da vincere e la colpa è di chi ci ha mandato di nuovo in questo inferno e non di chi ci sta dando una possibilità di uscirne. Io sono fiduciosa, penso che abbiamo una buona squadra che ha solo bisogno di un po' di tempo. Un saluto al grande Nazareno. Domenica dopo il suo ingresso è cambiata la partita. Grande professionista che si fa trovare sempre pronto e non polemizza mai. Riguardo a Mariani, ha già detto tutto in modo perfetto Giulio. Quindi potresti dire adesso ho detto. Tu l'hai detto. No, tu l'hai detto. Ah. Adesso mi passi dal sacro. Ho detto tutto. Ho detto tutto. Chi è che dicevo ho detto tutto? Te lo ricordi? I bombardi domande, sono qui con un neurone, stanco. Anche quella era una coppia, Peppino e Totò. No. Va bene, dai, Linda, ti ringraziamo naturalmente. Linda è una grande tifosa che ho conosciuto quest'estate. Un saluto al mio amico Nazza, campione in campo e nella vita, da Tommaso, tifoso del Crotone. Quante gioie vissute insieme l'anno della promozione in B. Saluti ed anche forza Lucca, la Pantera tornerà a ruggire. A Crotone sei stato... Ci vedono anche a Crotone. No, mi sa che questo è un ragazzo che c'ha una tabaccheria in via Finlungo. Ah, ecco, quindi... No, ora viva il Lucca, ma è di Crotone. Non ti allargare. No, capito, è quello che vedeva anche i biglietti delle partite, forse. È in fondo via Finlungo, se entri da Porta Santa Maria. Sì, ho capito. Allora, vabbè, leggo questo, poi magari rispondiamo dopo la pubblicità. Buonasera, una domanda semplice. Ma perché non è stata data la possibilità, però non so se possiamo risponderti noi, non credo, però io la leggo. Ma perché non è stata data la possibilità realmente di partecipare a Mariani, magari mettendola alla prova? Bastava un incontro da notare e sarebbe stato semplice capire se questo avesse avuto i soldi. Considerando il fatto che la società attuale non pare navighi nell'oro, forze fresche dovrebbero essere benvenute. Non si vive di Amarcord e qui bisogna vincere. Saluti, Francesco. Non so se dopo la pubblicità hai qualcosa da aggiungere oppure hai detto tutto, come dicevamo prima. Io sinceramente non lo so, questo bisognerebbe qui ci fossero i massimi dirigenti della Lucchese stasera per rispondere. Magari presto qualcuno di loro tornerà a trovarci e magari potrà anche risponderci. Adesso invece dobbiamo andare a pubblicità, altrimenti Bedini, ci arrabbiamo. Bedini è uno che sfuma anche. Sfuma? Sfuma anche. A te la linea, Bedini. '22-17, caro opinion leader, Bedini è micidiale. È spietato, ha detto ci avete sette minuti. C'è già il countdown, vedo la sua. Sette minuti, è micidiale. Andiamo proprio a cercare di leggere altri messaggi. Molti Nazareno sono molto contenti, per usare un eufemismo, di tornare al Porta Elisa. Bentornato Porta Elisa, lo stadio è un bene di tutta la città. In questi anni, dice questo nostro amico che è Roberto da Castelnuovo, è stato trascurato troppo. Se solo le precedenti amministrazioni avessero investito un po' di soldi per i fari, la copertura della tribuna, eccetera, forse non sareste arrivati a questo punto. Ora la squadra si sentirà veramente a casa e anche la sua tifoseria. Un saluto a Giulio e a Guido, Roberto da Castelnuovo. Roberto, sai che è un tuo fan. Ha detto, mi permetto di dire che ha detto un'inesattezza, perché le torri faro sono state rifatte, cioè i corpi illuminati sulle torri faro sono stati cambiati pochissimi anni fa, quindi fu fatto un investimento anche importante, purtroppo non è servito a niente perché poi le norme cambiano e bisogna mettersi appunto a norma. Qui torna su Mariani, che non sarebbe stato fatto entrare e preso in considerazione per altri interessi, che però noi non possiamo naturalmente. Io ve l'ho sempre detto, quando mettete delle offese o fate delle constatazioni vostre personali per cui non c'è la controprova, non è che uno può mettersi qui e leggere tutto quello che passa, no? Capite che non esiste, però il boia rosso-nero si firma, dice che Mariani non è stato fatto entrare perché c'erano interessi personali di altre persone, non lo so. Vabbè, buonasera, dice questo alla società e a tutta la parte tecnica, noi tifosi vogliamo solo vincere e uscire già da quest'anno, da questa... Infamante categoria, no, per favore, dai, che se lo ricordino tutti ogni maledetta domenica. Qui forse fanno riferimento al film con... No, vabbè, dai, con Al Pacino, te lo ricordi ogni maledetta domenica? Non te lo sei appassionato di cinema, no? Anzalena è giovane, scusa. Da domenica fuori gli attributi, saluti dal Turelli Group, sezione gradinata agitata. Mamma mia, vabbè. Buonasera a tutti, ma soprattutto al mio grande amico Nazzi, qui ti chiamo Nazzi. Nel quale ripongo la mia massima fiducia nel portare avanti il buon nome della nostra Pantera. Per quanto riguarda il discorso Mariani, spero solo che chi si è sentito in diritto di ignorare e decidere questa
persona sia altrettanto in grado di dare le sue stesse garanzie e serietà, ma non sono così fiducioso, spero di sbagliarmi, un abbraccio a tutti, manaccia. Nazzi, tranquillo, la bolletta è già saltata. Non lo so, questi mandate questi messaggi in codice, non lo so io. Prima aveva aperto un caseificio, ora lo tranquillizzano che la bolletta... Aspetta, anzi, pensavo anche qualcosa in più, quindi è andata bene. Qui opinioni dovrebbero sapere i nomi di coloro che finanziano la stagione in corso, vabbè, l'avevamo già fatti in conferenza stampa, ora non è che tutte le volte li possiamo ricordare, comunque ci sono questi imprenditori che sponsor, hanno messo a disposizione. Ci sono questi sponsor che sono facilmente leggibili sulla maglia della Lucchese. Tiziano, la domanda era per te, però sì, dove sono leggibili? Sulla maglia della Lucchese. Infatti, sono il marito, questo ci mancava. Il marito di Katiuscia. Sono il marito di Katiuscia. Addio. Lo sai che le donne, no? Questa sarà già detta, ma... anche se non è abbronzato e ha perso qualche punto stasera. Se è offeso perché non ci ho preso il caffè in settimana, ce l'avevamo promessi. Sono il caffè. Sono il marito di Katiuscia, sotto il letto della mia moglie ho trovato una balla di tela. Opinion leader, dove l'hai trovato? Ma speriamo in bene. Criticano il tuo abbigliamento. La balla di tela che era sotto il tuo letto, ci ho messo bottoni, hai visto? Possiamo vedere le partite in programma domenica prossima, ci sono ancora tanti messaggi. Buonasera a tutti al Porta Elisa. E tutti con bandiere, sciarpe e maglie rossonere, in particolare giovani ragazzi, Ionni. Ecco, queste sono le partite di domenica, ricordando che la prima non è che non l'abbiamo messa in ordine alfabetico, però la prima l'abbiamo messa come prima perché giocano sabato Fezzanese e Fossano. E poi ci sono le altre, Ghiviborgo ha un altro derby, come abbiamo detto, la Lucchese con la Sanremese. Ecco, tornate al Porta Elisa, Nazarena, naturalmente, al di là di quelli che saranno 1000, 1100, 1200, come dice l'opinion leader. Contate di avere l'appoggio, il sostegno, il calore, no, dei vostri tifosi. Sì, ma anche domenica hanno incitato fino alla fine, quindi penso che è anche capibile che ci siano stati qualche fischio e qualche malumore, perché il tifoso è normale che vorrebbe che tutte le domeniche si vincessero tutte, ma non è così purtroppo, ci sono anche gli avversari, noi comunque daremo il massimo dal primo minuto al 90esimo, perché anche domenica abbiamo dimostrato di recuperare una partita che comunque tanti pensano che ormai era andata per persa. E ripeto, domenica stateci vicino che abbiamo bisogno di voi e cercheremo di darvi la prima grande soddisfazione. E ve lo chiede Nazareno Tarantino. Un augurio a Bartolomei perché rientri presto e sono certo che l'esperienza di Tarantino e l'energia dei ragazzi più giovani sono un mix perfetto per un ritorno di una grande Lucchese. Ricordiamo Bartolomeo, ora non mi ricordo come ragazzi si chiama. Ragazzi 2001, Diego. Diego, fratello di Paolo, che sta facendo una bellissima carriera, è in Serie B con lo Spezia, sta veramente facendo complimenti a Paolo se ci sta seguendo o comunque ci seguono i suoi familiari. Ecco, Diego invece è stato un po' sfortunato in questo inizio. No? Ha avuto un problema al collaterale esterno. Ma è un ragazzo interessante, mi sembra, anche Diego, no? Sì. Magari potesse ripetere la carriera del fratello. Buonasera, mi chiamo Dino da Livorno, seguo la vostra trasmissione e penso che Nazareno è un giocatore di altre categorie. Ho visto le prestazioni e le reti che faceva in Serie B alla Juve Stabia, questo amico di Livorno. È un giocatore che porterà la Lucchese in Serie C se lo faranno giocare. Io se fossi il mister lo farei giocare tutte le partite. Spero che la Lucchese risalga alle categorie che merita. Mia madre era di Lucca e io tifo anche la Lucchese. Bello questo messaggio da Livorno. Ma i playoff in Serie D a cosa servono? Opinioni, siamo quasi in chiusura. No, bisognerebbe che ti dicessi come veniva di getto. No, è una bella domanda. È una bella domanda, però bisognerebbe, la risposta era di getto, capito? Servono. No, vabbè. Cioè, servono anche... servono, via. Qui insistono, ora poi questo è per te, ma il mitico scimmiato. Si può avere in studio. Opinioni, ti ha ripreso l'impegno di portare. Lo scimmiato prima della fine della stagione verrà in studio. Prima della fine lo vogliono. Lo assolutamente. Pretendo. Su una rivista degli anni 80, mi sembra Super Tifo, lo striscione Forever Ultras fu votato come il più bello di tutta la Serie C. Sei d'accordo, Castagnoli? Lo fece fare scimmiato lo striscione storico. Sì, lo fecero fare il gruppo degli Ultras di quegli anni. Era veramente uno striscione, a parte era uno striscione immenso. Chiaramente in quegli anni si ritroverà una foto, magari sentiamo. Sì, sì, ce l'ho anch'io. Ce l'hai? Ce l'ho anch'io. Allora devi portare la prossima volta. Porto la foto. La foto e devi portare lo scimmiato. Ok, allora quando no, porto lo scimmiato, porto la foto del. Qui, ascolta, non abbiamo tempo. Nazareno, forza ragazzi, il campionato è lungo.
vincitano tutti. Buonasera, chiede a Giulio tra Pisa e Livorno chi è meglio come rosa e cosa pensa di Rajčević, ex Lucchese, per rispondere però, ma proprio sì, vabbè, no, niente. Livorno ha fatto la squadra un po' in ritardo e quindi appunto sta pagando lo scotto come anche la Lucchese. Il Pisa è una squadra che comunque è compatta perché è lo stesso gruppo, partita bene, lo stesso gruppo dell'anno scorso, l'entusiasmo diciamo gli ha fatto fare risultati importanti all'inizio, poi credo che siano due squadre che lotteranno magari per i playoff, quello sicuramente. Saluto in bocca al lupo per una pronta risalita da Livorno. Beh, amici di Livorno, vi vogliamo bene, davvero, perché io davvero, guarda, devo chiudere qui, sono rimasti fuori diversi messaggi, però vabbè, Nazareno, è stato un piacere averti con noi. Grazie mille. Insomma, dai, bocca al lupo per tutto. La prossima volta quando è capocannoniere tu ritorna, E magari non diciamo nulla, però vedo che c'è Toletto stasera negli occhi, che c'è tanta fiducia e tanta convinzione in quello che state facendo, quindi questo è già una bella base, direi. Pino Lille, giovedì prossimo ci sei, sì? Certo, ma ormai per me le vacanze fino al prossimo anno sono finite. Allora vogliono lo scimmiato, vedi te. Scimmiato e foto dello striscione fuori veluta. Scimmiato un po' restiva, un po'... Sì, però non è un personaggio televisivo, diciamo così. È un bel personaggio. Però è un bel personaggio, un grande personaggio. Salutiamo anche Matteo Pedini che è stato con noi in regia questa sera, appuntamento con Curvo Ovest, giovedì prossimo, sempre alle 21. Grazie e buonasera.